Ho trovato questo. Eccola, ha preso. Buongiorno Don Cristino, vuole farsi una partitina? Buongiorno, sindaco Giovanni Bezzeguti. Vedo che il comitato abruzzese stalinista, anche detto CAS, si impegna molto per le sorti del paese. Lo so che brucia ancora la sconfitta. I suoi sermoni politicizzati non sono serviti a nulla. Del resto, l'elettore preferisce chi protegge la sua condizione lavorativa piuttosto che quella posterrena, no? Cari fratelli, come sapete, oggi siamo qui riuniti non per celebrare, ma soltanto per parlare, come dimostra il mio abbigliamento d'altronde. Vedete, senza fare giri di parole inutili alla maggior parte di voi incomprensibili, vado dritto al sodo. Noi ci vediamo spesso, io mi preparo le prediche, ma non vi vedo, come dire, molto partecipativi, ecco, partecipativi.
Dobbiamo ricordarci che c'è qualcosa che ci lega a tutti. La fede. Fede nella Lazio! Ma chi l'ha fatto entrare? Ti ho detto mille volte di operare la selezione all'ingresso! Basta. Bene. Mi spiego meglio. Vedete? Lo so che sono stati tempi duri, ma oggi ho acceso la TV e un mezzo busto mi ha detto che finalmente questa crisi è finita. Però una cosa è sentirlo alla TV, un'altra è riscontrarlo nella realtà, no? Ed è per questo che, visto che vi voglio bene, vorrei avere da voi un riscontro di questa bella notizia e quindi vi chiedo gentilmente una lauta offerta per la nostra parrocchia. E ora cantiamo tutti insieme la nostra gioia per la fine della crisi. La crisi è finita, sorridiamo ancora di fronte alla vita con tutto il cuor. I soldi in saccoccia, a me per favor, datemi i soldi ed è vero amor. La crisi è finita, sorridiamo ancora di fronte alla vita con tutto il cuor. I soldi in saccoccia, a me per favor, datemi i soldi ed è vero amor. Ego volo pecuniam. Abbasso l'odio, viva l'amore e sempre forza Lazio. Ispettore, ha visto che spettacolo orrendo? Eppure non posso farci niente, ma è mio dovere recuperare ogni singola pecorella smarrita di questo gregge abbandonato. Ma non voglio farle perdere tempo. Cosa voleva dirmi? Guardi, don Cristino, sono venuto qui per farle alcune domande, ma più per curiosità che per altro. Ho saputo di alcuni fatti che hanno coinvolto due fedeli della parrocchia. Signor Laguaglia e la maestra Eligia, per l'esattezza, sono stati rapinati. Ah, sì, certo, ho saputo. Entrambi sono assidui frequentatori della vostra parrocchia, persone molto conosciute nel paese, in alcuni casi stimate. Proprio a causa della loro fede. Fede nella Lazio! Lode o bollette! Dicevamo? Ah, sì, guardi. Ho parlato sia col signor Laguaglia che con la maestra Eligia. Da quello che so sono stati piccoli furtarelli, roba di pochi spiccioli. Beh, prima di tutto c'è stata una violazione di domicilio, che è per certo una cosa secondaria. Comunque, per l'esattezza, poi sono stati rubati anche alcuni oggetti. Al signor Laguaglia sono stati rubati 200 euro e un rasoio. Alla maestra Eligia
300 euro e un orologio. A casa mia non si tratta di spiccio. Ispettore Sormani, ma si sarà trattato dei soliti zingari. A uno sarà servito un rasoio per radersi meglio, a un altro un orologio da regalare alla fidanzata. Ma cosa potrei mai dirle io? E comunque, durante la predica della domenica, ho già ordinato a tutti i fedeli di chiudere bene le imposte e mettere le grate alle finestre. Ma perché mai qualcuno dovrebbe prendersela col signor Quagliotti e la maestra Eligia, persone di una moralità così elevata e irreprensibile? Perché mai qualcuno dovrebbe prendersela con dei fedeli? Per farla breve, ispettore Sormani, credo che la pista che sta seguendo sia semplicemente sbagliata e che si sia trattato solo di piccole casualità. E poi, un fulmine non cade mai più di due volte sullo stesso punto, no? Beh, se la mettiamo così, si dice pure non c'è due senza tre. Arrivederci. Arrivederci, figliolo. Vede, signora, lei molto probabilmente ha ragione quando chiede a me cosa abbia mai fatto lo Stato per suo figlio. Ma forse non si è mai chiesta cosa abbia fatto lei, e quindi suo marito qui presente, perché suo figlio facesse qualcosa per lo Stato. Gli avete insegnato il qualunquismo, il menefreghismo come vessillo da esibire. Scommetto che non ha mai letto un giornale, mai saputo nulla di politica. E così si è preso questa laurea, pensando di poter subito lavorare. Ma alle prime difficoltà ha subito deciso di fuggire. Lei mi riferisce che ora vostro figlio Martino si trova qui in Abruzzo, nonostante sia di Roma. Non so da chi abbia avuto questa notizia, che sarà comunque mio dovere approfondire, ma una cosa è sicura. Ora Martino è un disadattato, è scappato di casa, chissà dov'è, ma non è certo colpa dello Stato, ma vostra. E il mio unico rimpianto è che la legge non preveda una pena per i genitori come voi. E ora potete andare. Vi faremo avere notizie di Martino, anche se, avendo capito il tipo, dovrebbe essere più il compito della polizia di Amsterdam, o forse di quella giamaicana. Ah, scusate. No, Sormani, entra pure, abbiamo finito. Andate. Allora, ispettore, dimmi tutto. Niente da fare, commissario. Don Cristino non è stato nessun aiuto. Ho capito. Conoscendo il personaggio me l'aspettavo. Non gli hai detto nulla dei biglietti che abbiamo ritrovato, vero? No, assolutamente. Anzi, vorrei proprio chiederti di ricordarmi cosa c'era scritto. Vorrei appuntarmelo. Allora, a casa del signor Laguaglia abbiamo rilevato la seguente sigla. GB1643. Mentre a casa della maestra Eligia, GB1339. GB, per esperienza escluderei che siano le iniziali del ladro. Non si può essere così scemi da lasciare le proprie iniziali. In un paese di 700 anime è equivale a firmare per intero. Lo escluderei anche io. E poi queste date devono avere un senso. Che ne dici? Non ti vedo convinto. Non so. Queste associazioni fra le date e gli oggetti rubati mi ricordano qualcosa. Del tipo? Ma forse sono solo déjà vu. Ricordi di un ispettore di una certa età. Déjà vu? Sauro, l'unica cosa che ci rimane da fare è aspettare. Anche se abbiamo un altro caso. Ah, di che si tratta? Hai visto quei due fanatici di prima? Hanno da tempo denunciato la scomparsa del loro figlio viziato, un certo Martino. Io gliene ho raccontate quattro al riguardo, anche se il questore è molto interessato a questo caso. Vuole che me ne occupi io, tanto qui si tratta solo dei furtarelli. Ma quali furtarelli? Assolutamente no, voglio che lavoriamo insieme.
Affiderò il caso al vicecommissario Merli. È un raccomandato, bocciato 3 volte a scuola, con l'ossessione dei film polizieschi. Non trovando lavoro, i suoi l'hanno costretto ad entrare in polizia. È un incapace, ma il fatto che il caso venga affidato a un vicecommissario piuttosto che a un semplice ispettore dovrebbe soddisfare il questore, almeno per un po'. Anche se credo che quel Martino si stia facendo soltanto una vacanza con i soldi dei genitori. Vabbè, come volete. Intanto tu potresti indagare. Non so, controlla gli annali storici del paese. Vedi se negli anni indicati dai bigliettini è successo qualcosa. Comunque può andare a casa per oggi. Vabbè, ci vediamo domani. Ah, Sauro, stamattina ho visto Francesco prendere il pullman. Qualche novità? Speriamo, commissario. Marsigliese! Per te è finita. E va bene, arrestami pure, commissario. Tanto domani sarò già fuori. Ho detto, per te è finita. Ehi, ma che fai? Che fai? Marsigliese, per te è finita. Avanti! Andiamo avanti, commissario! Ciao, avanti! Vicecommissario, per carità, qua già mantengo tutti. Siediti! Allora, Wonderful, come va? Vicecommissario, sto cercando di farmi una vita. Devo dire che siamo in carcere e sono bastardi. Bravissimo, è proprio di questo che ti voglio parlare. Sai bene che sono stato io a farti mettere in carcere e tu hai promesso che avresti collaborato in cambio dello sconto della pena. Mi serve per un lavoretto. Il commissario mi ha affidato un caso assurdo, sperando nel mio fallimento. Del resto non aspetta altro. Di che si tratta, scusa? Di un ragazzo di circa 24 anni, un certo Martino, scappato di casa un po' di tempo fa. I suoi genitori hanno saputo che si trova qui nel borgo. Si tratta di indagare negli ambienti dei giovani. E io che c'entro, scusa? Non cominciare a farmi domande del cazzo. Guarda tu! Tu sei mio migliore informatore e hai all'incirca quell'età. Io qui non conosco nessuno. Sono appena arrivato. Tu invece hai molti amici. Dovrai farmi entrare negli ambienti frequentati dai ragazzi della zona. E indagheremo insieme. Abbiamo almeno, che ne so, una fotosegnaletica. Sì. Eccola qui. Il commissario mi ha riferito che deve essere indagine riservata. Non possiamo mettere i manifesti con le foto. Dovremo condurre indagini mirate. In poche parole, sono grazie nostri. Sarà fatto, vice commissario. Ciao, ora c'è, appena tempo, la pasta è pronta. Cosa roba è ben cattato? Allora, come andate? Come sempre, va. Hanno offerto uno stage di 2 anni a 500 euro al mese. Cioè, naturalmente ho rifiutato. Ha fatto bene, Magno, che te lo vedo. Magno. Buon appetito. Però va, che solo quando a Roma mi tocca spendere 100 euro al mese. Poi non mi davano manco i buoni pasto. Quindi in altri 100 euro mi partivano solo per mangiare. Qui ci marciano, chi c'ha tutto e chi c'ha niente. Poi parlano di crisi. Ma di che? Ma non hai pensato che potevi fare esperienza? Allora, ma quale esperienza? C'ho 30 anni, voglio rivedere il mio. Mi conviene continuare a far cadere a sto punto, no? Pure che un contratto a chiamata comunque riesco a scassare molto di più di 500 euro al mese. D'altronde,
Se lavora per dire, mica si dichiara il laureato. C'era giù. Che poi sai che te dico? Ho fatto bene a Giorgia. Mia sorella è una grande. Finita la scuola si è messa a lavorare al bar e mo guadagna bene. Invece mi sono messo a studiare all'università. Ah, io sto a dire. Te sei un ingegnere. Vabbè, sono ingegnere, ma nessuno lo considera. Sai che stavo pensando? Di provare all'estero. Come ci vai all'estero? Che non c'hai un centesimo. E poi, se sai trovare lavoro. E mi metto a far cameriere, intanto quello lo so fare ormai. Ma te sei appena laureato, datte tempo. Cioè, va. Ma qual è appena laureato? Sono 9 mesi che cerco lavoro, una gravidanza. Non c'è tempo per fermare tempo boia. Ma come ti sei messo a parlare? Come i poeti che te leggi? Vabbè che la passione va alla romanità o passata ieri. Vabbè, è normale che se leggi in autore prima o poi ne ripeti qualche frase, no? Ma con Liliana come va? Liliana ad esempio non si rende conto. Vede solo l'età che ho. Dice che a 30 anni dovevo pensare a una casa, a una famiglia e non può sentire ragioni. Sai che dice? Che dovrei essere il suo principe azzurro. Vabbè. Ma quale principe azzurro? Io sono il principe al verde. Ciao papà. Ah, ciao Nancy, già di ritorno. Ciao Sorella. Già. Che c'è stata magna? Ho lasciato la pasta a bagno Maria. Che c'è stata magna la pasta a bagno Maria? Com'è andato il colloquio, Nancy? Ma io ci sono andato in maglietta. Almeno non l'ho sudato. Papà, ma sai dove è successo? Perché? Che è successo? Hanno rubato a casa del prete. No! Ve l'avevo detto di non sottovalutare i furti che c'erano stati, sormani! Veramente non è andata proprio così, Padre, si calmi. Ci dica cosa le è stato rubato. Quei maledetti zingari mi hanno preso 400 euro! E un ombrello! Sì, sì! Anche un ombrello! Chissà cosa dovranno mai farci, poi! Magari la ragazza di uno di due, se vuole riparare da pioggia. Cosa? Niente, niente. Andiamoci piano, Don Cristino. Prima di tutto non abbiamo nessuna prova che siano stati zingari. E poi ci potrebbe portare nella stanza dove erano i soldi. Portaceli tu! Io non ho il coraggio di entrare in quella stanza. Andiamo. Commissario, venga qui. CASCC, dannazione, una sigla differente. Chissà cosa vorrà dire questa volta. Vuol dire comitato abruzzese stalinista! Maledetti comunisti! Se la sono presa con dei religiosi! Aspetti padre, si calmi. Anche nei luoghi dei precedenti furti c'erano stati dei biglietti del genere e c'era scritto GB. GB! Giovanni Bezzeguti, il sindaco! Fedeli a raccolta!
Oh, ciao Giù. Ah, wonderful, come stai? Tutto bene, grazie. Senti, c'è un amico mio che te vuole conoscere. È quello là, guarda. Senti, Giulia, mio fratello è scomparso da alcuni giorni. Si chiama Martino. Dovrebbe trovarsi qui nel borgo. Tu che fai la cubista da queste parti? Hai notato qualche faccia nuova? Oltre a te nessuno, e questo te lo posso giurare. Questo è un ambiente in cui ci si conosce tutti di vista, ma non di nome. D'altronde con questo chiasso, secondo me dovresti chiedere in giro. In questo paese molti giovani si riuniscono in comitive chiuse, elitarie. Potrebbe darsi benissimo che tuo fratello si trovi in una di quelle. Ah, lì c'è uno di loro! Bene, grazie. E di che? Perché mi sorridi? Non so, mi piacerebbe conoscerti meglio. Tu quando sei libera? Io sono libera solo il sabato sera e mi trovi qui. Poi per il resto del tempo possiamo sentirci tramite internet o chattare. Ah, in pratica dobbiamo conoscerci senza conoscerci. Sauro, qui se non ci sbrighiamo a trovare il ladro, scoppia la sua mossa popolare. Non so come ho fatto a convincere Don Cristina ad aspettare 2 giorni. Ho paura che 2 giorni siamo pochi. Lo so che sono pochi. È sempre meglio di niente. Ragioniamo. La prima cosa da fare è andare al comune a controllare gli annali storici. Come ti avevo detto di fare ieri mattina, perché non ci sei andato? Perché mi aveva detto che potevo andare a casa. Giusto, andiamo. Wonderful, dobbiamo guardare quel tipo lì. Conosco bene questi ambienti. Basta gli fai capire che puoi fumare e te lo fai amico. Sarà fatto, vice commissario. E basta questo cazzo di giornale. Un po' di calcetto. Vuole fare un'offerta? Ragazzini, ma siete scemi? Ma lo sapete o no che mi hanno derubato? E io dovrei fare un'offerta per il paese? Forse a me il paese gli ridà i soldi. Avete sentito, maestra Eligia? Che faccia tosta questi ragazzini? Sono peggio dei loro genitori, signor Laguaglia. Ha ragione lei. A noi i soldi, chi ce li ridà? Andatevene! Avete sentito? Andatevene! Trovato qualcosa? No. Neanch'io. Continuiamo a cercare, va. Ah, ma hai notizie di Don Cristino? No.
Allora, raga, vi piace il borgo? Eh? Sì, sì, mi ci trovo bene. A te, sì? Lo apprezzo. A me invece mi fa cagare. Ma come ci siete arrivati qua? No, è che c'ho una zia e c'ha dato le chiavi di casa. Cercavamo un po' di fumo e il pischello ci ha parlato di voi. Ah, Romoletto. Quindi c'è la casa libera. Una sera potremo fare un festino. Non mancheremo. Certo, siete poche parole, Teo. Te stai fumando sotto, guarda che faccia da tossico. Rilassate su. Tanto un po' letto noi ce lo famo lo stesso. Sì, in effetti mi sto fumando sotto e vorrei un po' il ritmo. In effetti avevo capito. Senti, per caso conosci un certo Martino? Martino? Chi è? Un pusher? Sì, sì, un pusher. Guarda, è questo qui. Oh, ma se posso sapere come cazzo ha fatto a finire già il fumo? E che te devo dire, oh? Era poco. Oh, mo me devi dire perché quando ci vede il fumo è sempre poco. Ma non è andato male. Che ha detto? Mi ha andato male, cordi che lo spacciatore gli ha dato poco fumo. Oh, ma lo sai che mo mi hai rotto il cazzo? Ma sai che soldi che te damo te fa i cazzi tua? Ah sì, ma lo sai che mo sta proprio esagerato? Ah regà, state buoni, ma potremmo stare di là queste cazzate? È vero, potrebbe anche dipendere dalla scarsa generosità dello spacciatore. So che ce n'è uno che si chiama Martino e che manda meglio. Questa è la sua foto. Te fatti i cazzi tuo. Che è? Che cazzo mi guardate? Tela! Forse è meglio che ce ne andiamo. Tanto non mi pare che conoscono Martino questi. Mo se te rimagni quello che hai detto, te tiro una scarpa in fronte. E dai, e tiramela. Dai, e... Andiamoci, commissario. Bisogna avere pazienza in questi ambienti. Sono calmo. Ma allora, sto Martino, lo conosci o no? Ma che ne so? Sarà un metallaro. Chiedite Troibo. Ha detto Troibo. Allora, Sormani, cosa è successo nel 1339 nel borgo? Niente. E nel 1643? Ci fu un ultimo matrimonio. Una giornata sprecata. Ma ormai è tardi. Ma cos'hai? Ho notato che ogni tanto ti assenti. Non lo so, ogni tanto mi viene in mente qualcosa, ma non riesco a ricordare. Sarei stanco, dai. Andiamocene a casa. Sempre sperando che il ladro non colpisca ancora. Cercasi neolaureato con esperienza. Non si può. Buongiorno. Buongiorno, mi dica. Mi dai un bicchiere d'acqua naturale, grazie. Subito. Quant'è? 1 euro, grazie. 1 euro? Ma avevo detto acqua naturale, mica acqua santa. Sti romani. Thank you.
Sergio, permetti una domanda? Aspetta, ma quale Sergio? Amici, sono Troibo. Troibo va bene, va bene. Allora senti, Troibo, permetti una domanda? Permetti una domanda? Ma come parli, oh? A Wonderful? Ma che faccio il buca dinamico tuo, oh? Bucatino nello slang giovane vuol di strano. L'altra gara per chi era? Senti Troibo, tu con chi suoni in solito? Ci sono altri metallari come te in zona? Come questo? Qua! Ma ti sei reso conto dove stavo? Pensa che io per trovare gente per suonare devo passare il confine! Arrivastino! Scusa se te sto a blastare, ma te la cerchi proprio! Rimastino è tipo Bucatino e blastà vuol dire rimproverare. Mi sa che Martino non è passato neanche qui. Sormani, ho pensato e ripensato tutta la notte, ma non sono a capo di nulla. Stiamo procedendo senza una direzione. Ieri abbiamo passato l'intera giornata ad indagare su quelle date. Ma può anche darsi che il ladro in questione sia uno che viene da fuori. E quelle date per lui significano qualche altra cosa. A proposito dei poliziotti, ma quel Martino poi è stato trovato? Sormani, ma ti pare? Marley non troverebbe quel Martino neanche se si nascondesse sotto al suo letto. Ma perché? Pensi che l'autore di quei furti potrebbe essere proprio questo Martino? Abbiamo una foto segnaletica. Sì, sì, l'ho data a Merli, senza neanche guardarla. Senti, Sauro, siamo seri. In un paese di 700 abitanti un forestiero verrebbe notato subito. E qui c'è gente talmente pettegola da far concorrenza ad un radar. Ha ragione. Inoltre, tornando al nostro caso, abbiamo completamente ignorato l'associazione fra le lettere e le date. Senza considerare poi che il biglietto trovato a casa di Don Cristino riporta lettere differenti e nessuna data. Inoltre anche l'associazione tra gli oggetti rubati e i bigliettini. Ma a te poi è tornato in mente quel particolare che non riuscivi a ricordare? No. Allora, Wonderful, è chiaro che indagare all'interno dell'ambiente dei giovani è cosa vana. Non abbiamo fatto alcun progresso. Ogni volta ci ritroviamo di fronte a individui privi di una personalità definita, ma ingordi di atteggiamenti e modi di fare stereotipati, finalizzati alla sola ricerca del consenso nel loro branco. Che? Vabbè, lascia stare. Non ci rimane che la signora ci sia. Wonderful, te prego non presentarmi un'altra povera macchietta. Ma chi è questa? Una punk? Nippoppara? Una tarchettona? Niente di tutto questo, vice commissario. Cesire è la radio del paese. Una signora che non fa altro che spettacolare su tutto e tutti. Wonderful, se due giorni fa mi avessi proposto un'idea del genere, l'avrei rinchiuso in cielo. Ma proviamo anche questa. Bezzaguti! Bezzaguti! Scendi! Vè fuori! Giovanni Bezzaguti! Ehi! Ma che vi siete impazziti? Cristino, che vuoi? Giovanni, maledetto ladro! Ridacci il maltolto! Aspetta che scendo! Scendi, scendi, che c'è anche la figlia della maestra Ligia e il signor Quagliotti! La quaglia! La quaglia! Don Cristino, spero che lei si renda conto della sua scelleratezza. Non si metta in mezzo, commissario. L'evidenza è evidente. Ma quale evidenza? GB potrebbe significare un sacco di cose. Tipo Giovanni Battista? Non lo so, su due piedi potrebbe significare un sacco di cose. Ispettore, mi dia una mano. Potrebbe significare GB, potrebbe significare Gran Bretagna, Gran Bazar, chiama voi. Venite, compagni! Mm.
Allora, padre, vuole spiegarmi? Non c'è niente da spiegare. Hai firmato i tuoi delitti, sia con la sigla del tuo partito che con la tua. Ridacci i nostri soldi! Cosa? Padre, mi sa che lei ha letto troppo Guareschi. Primo, non so proprio di cosa parla. E secondo, ma non era lei a dire viva l'amore, abbasso l'odio? Non mi sembra proprio che l'amore trionfi in questo. Lei è troppo attaccato ai soldi. Un mio compagno mi ha riferito che giorni fa hai storto denaro alla povera gente. È vero? Sì. E forza Lazio. E se è così, credo che ci sia qualche Robin Hood in giro a cui vorrei stringere la mano. Fermi tutti! Mi hanno chiamato adesso dal commissariato. La moglie del sindaco ha denunciato un furto a casa sua. Hai visto, vecchio pazzo? Che? Commissario, non ti troviamo più 500 euro. Le avevo ritirato ieri, servivano al partito. Al partito? Il figlio partito in vacanza per l'Inghilterra. Signora Bezzecuti, oltre soldi, manca qualche altro oggetto? Commissario, sapevo di questa cosa e ho controllato. Non manca nulla. Strano. Vabbè, signori, se è così, noi togliamo il disturbo. Ah, commissario, perché non rimanete a pranzo da noi? C'abbiamo un bel palletto da fare arrosto. Beh, signora, visto l'ora, penso che un pranzetto tutti insieme servirà a riappacificare gli animi. Accettiamo volentieri. Ah, ma il pollo è sparito dal frigo. Che vuol dire? Che vuol dire? Che dopo i 500 euro ti sono fregati pure il pollo. E vabbè, mangiamoci qualcos'altro. Salve. Signora Cesira, vorrei parlarle in modo schietto e sincero, senza per i suoi. Signor commissario, vuole dei biscottini? Sì, grazie. Non sono commissario, per carità. Un po' buoni. Lo dicevo. Ah, le sono piaciuti? Ho fatto anche delle pizzette, ora gliele prendo. No, no, signora, basta così, è già stata gentilissima. Non si preoccupi. Nessuna preoccupazione, commissario. Mi fa piacere. Anzi, ora prendo una busta e le metto un po' di cioccolatini e pizzette, così se le può portare anche a casa. Dice commissario, non commissario. Allora, signor commissario, che cosa voleva chiedermi? Signora Cesira, dicevamo, in questa storia io ho sempre finto di essere qualcun altro. E sono riuscito a incontrare solo persone ancora più finte di me. Per questo con lei voglio essere sincero e le parlerò senza peli sulla lingua. Come avrà capito, io sono un vice commissario e devo ritrovare questo ragazzo di nome Martino. So che lei è una delle radio del paese, in grado di fare concorrenza persino ai radar. Per caso ha visto un forestiero di circa 24 anni? Questa è la sua foto segnaletica. Commissario, che peccato, purtroppo non la posso aiutare. Mi ero rotta il femore e sono rimasta all'ospedale per 3 mesi. Le mie amiche volevano venirmi a trovare,
ma non trovavano un passaggio da parte dei loro parenti. Mi dispiace, caro commissario, ma non sono aggiornata. Ma senta, commissario, la vuole un poco di insalata? Mia figlia me l'ha portata proprio oggi. Pronto. Vice commissario, wonderful. Ma abbiamo fatto progressi. Abbiamo fatto la spesa. Carissimi, l'importante è che abbiamo ritrovato l'armonia che da sempre caratterizza questa nostra piccola comunità. Ed io, in quanto primo cittadino di questo piccolo borgo, intendo manifestare per primo la felicità di aver partecipato a questo incontro. E ora, signor commissario, rimane il fatto che dobbiamo trovare al più presto l'autore di questi furti per riconsegnare il maltolto a Don Cristino e a tutti i suoi fedeli. Ed anche al nostro amato sindaco. Certo, signor sindaco, sarà dovere mio e del mio collaboratore, ispettore Sormani, risolvere questo caso e consegnarvi quanto vi è stato tolto. No, no, ci mancherebbe. Il pollo potete anche tenerlo. Io invece l'ombrello lo rivoglio e come. A tal proposito, commissario, ispettore, avete qualche idea? No. Ancora no, volevamo dire. Però stiamo seguendo una pista, non posso dirle altro. Ah, molto bene, molto bene. I cittadini devono sapere di essere in buone mani. Scusi, Don Cristino, permetta una domanda. Certo, fratello. Ma quel ragazzo che la segue sempre, di poche parole, che prima volo stende a terra. Ma chi? Il sagrestano? Sì. Ma chi è? Ha bussato alla mia porta una notte di 2 mesi fa e si è molto legato a me. È una persona colta, servizievole, molto servizievole, ma non ne so molto. So solo che si chiama Martino. Parla! Allora Martino, perché hai rubato? Ma io non so nulla! Allora che vuoi? Ti rimetto al tappeto come stamattina? Scusate, posso parlare un attimo? Sì, certo, Merli. Ispettore, continua tu. Commissario, guardi la foto segnaletica che mi ha dato. Non è il Martino che cerchiamo noi. No, basta. Merli, ma ti sei bevuto il cervello? È uguale spiccicato. E poi per una volta che riesci a risolvere un caso, anche se non per merito tuo, ti metti a fare il pignolo. Allora parla! Basta, non potete picchiarmi! Cosa? Questo è niente rispetto a quello che ti avrà Don Cristino quando tornerai da lui. Non l'ho visto molto contento quando gli ho raccontato che eri stato tu a rubargli tutti quei soldi.
avanti, dici cosa significano quelle sigle e quelle date. Ma quali date? Se non sono date, cosa sono? Commissario, permette? Di nuovo? Prima parlavo con Don Cristino. Sembra che questo esaltato passi quasi tutte le giornate a leggere i testi sacri. E allora? E allora potrebbe anche essere che quei numeri non siano date, ma siano i progressivi dei versi che magari citano o giustificano le sue azioni criminali. È una cosa comune nel campo della criminologia. Merli, raccomandato che non sei altro. Ma pensi di essere in un thriller americano? E poi cosa c'entrerebbero l'ombrello e tutti quegli altri oggetti rubati? Sor Mani, ma l'hai sentito? Stanotte mi hai lasciato da sola a casa. Ma sei sicura? Non ti ha manco chiamato? No, va. Io intanto mi trucco, se no faccio perdere la voce. Vabbè, vabbè. Pa, ti vedo un po' nervoso. Tutto bene? Ma tutto bene, tutto bene. Gioacchino Belli, GP, fino a qui c'è stato. A Giorgia! Ma va, ma che te urli? Leggimi un po' che c'è scritto, che è troppo piccolo, io non ci vedo. Vabbè, ma devo andare a lavorare. È tanto avaro quel vecchio assassino che schietterebbe per non dare una spilla. La barba se la fa senza sapone e il suo rasoio non l'affila mai, per paura che vada in concussione. Proprio come il furto a casa della guaglia. Gli hanno pregato proprio il rasoio. Eppure lui è postretto le maniche. Altro che persona dalla grande moralità, come diceva Don Cristina. $1,339, la quindi pure qui si parla d'avarizia. Leggi il po' di sinonimo analogico. Ma faccio tardi al lavoro. E leggi. La morte sta niscossere nell'orologio e nessuno può di domani ancora sentirò batte il mezzogiorno d'oggi. Pure qua sinonimo analogico, proprio l'oggetto rubato alla maestra Alice, che poi ne hanno trovato di poco. Muore è stata capire che vuol di cassa. Papà, io devo andare, faccio tardi al lavoro. Vabbè, grazie a papà. Niente. Ma è un po' più grosso, almeno ci vedo. Caro papà, cara sorella, vi scrivo romanesco, o almeno ci provo. C'ha ragione tu, papà. Il dialetto è sempre stata una passione. Un modo come un altro d'esprimere l'amore per la romanità. Amore che mai passato tu e che dopo che si siamo trasferiti in questo bel paesino si è fatto ancora più forte. Dai tempi di Rirussa le parole sono cambiate. Sto vernacolo d'altronde non si studia a scuola, ma appartiene alla gente che vive per strada e quindi cambia e muta forma di continuo. Papà, te volevo dire che i soldi l'ho trovati e passeranno per viaggiare e per provarci. Se poi mi andrà male, a ritornerò sconfitto. Ma almeno ci avrò provato. Lo so che mo sei triste, fai un figlio un po' coglione, ma puoi vedere che tante volte è proprio qui la soluzione. Ma quale soluzione? A Giorgio, ma da dove il teluzzo come faceva? Ah beh, niente. A te non c'è sta. Ma padre, manna, comunque Trilus ha un soprannome, si chiamava Carlo Alberto Salustri.
Hola amigos. Francisco. ¿Qué tal? ¿Has encontrado trabajo? Todavía no. Sigo buscando. Tranquilo, ya conseguirás algo. Ey, por cierto, te ha llegado esta carta. ¿Carta? ¿Cuándo? Sí, esta mañana. Esta mañana. Bello di papà. Su belli è stato facile, i suvetti erano numerati e ci sono arrivato presto. Per Salustri mi stava scervellato, ma meno male che le poesie erano in ordine alfabetico e ho capito che CC sta per la poesia Carità Cristiana, che casualmente parla di un prete avaro e di non breve, e che ECS sta per il compagno scompagno. Non si legge di uno che con la roba dell'altri fa il socialista, ma che quando si tratta di spartire il poletto suo diventa conservatore. E pensare che erano proprio le poesie che te leggevo da piccolo per fatte crescere bene, ecco cos'era che non riuscivo a mettere a fuoco. Mo capisco come hai fatto a trovare i soldi e che intendevi per soluzione la lettera che mai lasciato, eppure che quel giorno eri in maglietta non per non sudare, ma perché al colloquio non ci sei andato per niente, eppure perché ci hai messo tutto quel tempo per venire a tavola. Dal momento che sta passione te l'ho passata io, ne voglio sdebitare. E ho scritto qualcosa anch'io per tentare di realizzare un figliolo sognatore. E il suo padre, l'ispettore, ha fatto finta di essere gonzo. E il commissario nulla sa e scapoccia a tutte le ore. La risposta in casa sta, ma l'ispettore fa lo stronzo. Buona notizia, Francesco. Muy buenas, muy buenas. De chi? Mi padre. Sormani, non capisco proprio che tipo di ladro sia questo. Dopo i primi quattro furti, abbiamo ritrovato tutti i soldi, inclusi gli oggetti, nelle case in cui erano stati rubati. Non so, forse questo ladro si è voluto divertire con noi, un mitomane. Comunque, tutti e quattro hanno ritirato la denuncia. Ma io non mi fermo qui. Ah, ma è l'una. Ti posso offrire il pranzo? Grazie, commissario. Penso che dovrò farlo per un bel po', che ultimamente sto un po' corto dei soldi.